la potente, la potentissima PM, magistrato PM Ilda Boccassini, indagata, una delle magistrate pubblico ministero più potenti d'Italia, ora sta in pensione, però è indagata. Voi sapete bene che io, se la nome sono ipotesi, non fingo, la notizia la leggo sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, e tale notizia ve la metto con il link nel riassunto di questo video. Tutto nasce dal fatto che anche Ilda Boccassini scrisse un bel libro che fu pubblicato subito da Feltrinelli. Feltrinelli è una delle case editrici più potenti d'Italia, e se si tratta di pubblicare un libro di un PM, pubblico ministero potentissimo, Feltrinelli lo pubblica subito. Ora qualcuno di quelli potenti, leggendo il libro, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, leggendo il libro vede che la Boccassini parla di un processo, un grande processo, però nel libro c'è scritto che in quel grande processo lei non disse certe cose, disse certe cose, ma altre cose non le disse. Si chiama omissioni. Per cui adesso le indagini sono in corso. Si tratta di indagini, appunto, è indagata, non è imputata. Si vedrà. Certo che sta in pensione. È stata una magistrata PM potentissima, stava sempre sulle prime pagine dei giornali, stava sempre nei telegiornali, nei talk show televisivi. Io che tristezza quando un magistrato, un ex magistrato, a dover rispondere alle domande di qualche altro magistrato, sia nella fase inquirente che nella fase giudicante. Io che tristezza. Vedremo come le cose vanno a finire. La colpa sembra che sia di quel libro pubblicato dalla Feltrinelli, un bel libro scritto da Ilda Boccassini, e dove Ilda Boccassini appunto parla della sua attività di magistrata pubblico ministero, e lì fa un'ammissione che ha interessato coloro che indagano, per cui ora la potentissima ex magistrata PM Ilda Boccassini è indagata. Siamo nelle fasi delle indagini. Invece questi libri sono già stati pubblicati e si trovano nelle migliori librerie italiane.